Signore e signori, Claudio Cerasa. Eccoci, si sente bene? Benvenuti, benvenuti a tutti e grazie dell'invito, grazie ovviamente di essere qui. Di che cosa parleremo oggi? Dalle immagini che avete visto all'inizio, introduttive, avete capito che si parla di un mondo in movimento. Si parla di un mondo dove ci sono alcune rivoluzioni importanti in cui la società sta cambiando molto velocemente, le tecnologie stanno cambiando molto velocemente e c'è un cambiamento in atto. Il cambiamento, immagino, non sia un caso che sia una parola utilizzata in questo contesto. Tutte queste rivoluzioni stanno creando sulle nostre vite lo stesso effetto che ha un cocktail su alcuni ingredienti. Sta cambiando le nostre coordinate, sta cambiando il rapporto tra domanda e offerta, non solo nel mondo dell'economia, ma anche nel mondo della politica. E per provare un po' a orientarci e capire meglio quali sono le nuove coordinate, io chiamerei subito sul palco Renzo Rosso, presidente di OTB. Benvenuto. Il microfono, eccolo qua. Che impressione. Buongiorno a tutti. Non sono qua per fare un discorso, sono solo qua per fare gli onori di casa, per cui sono contento che siate nella nostra sede e se prendete ispirazione da questa cosa che noi abbiamo è molto bello, è molto bello per la nostra gente, perché poi la vera gente che contribuisce al successo del nostro patrimonio, delle nostre aziende, di tutto quello che facciamo per la nostra economia è merito a loro. Per cui spero sia di ispirazione, noi abbiamo tante cose che facciamo per loro perché vogliamo che loro siano felici. Il mio motto è: più loro felici sono e meno problemi hanno e più liberi sono poi di poter dare creatività, idee a questa azienda per poter far meglio. Impressionante per vedere una platea così importante. Sapete che noi qua siamo la crema della nostra città. Noi qua siamo quelli che pagano le tasse. Noi qua siamo quelli che tengono in piedi l'economia. Noi siamo quelli che permettono che le strade vengano fatte, gli ospedali, le scuole, gli asili, tutto ciò che c'è di sociale è grazie a noi. Quindi dobbiamo essere orgogliosi di chi siamo e di quello che facciamo e di quanto contribuiamo al nostro paese. La parte un po' più triste, mi dispiace che il dottor Boccia non è ancora arrivato, secondo me dovremmo avere molta, ma molta più potenza, molta più importanza a Roma. Cioè dovremmo essere noi che guidiamo che cosa fare, che cosa ci serve, cosa c'è bisogno in questo paese, invece di quattro personaggi malati di politica, malati di protagonismo. Non voglio fare il politico. Dovremmo essere veramente noi che prendiamo posizione. Non so, il mio consiglio a Boccia è: fai una delegazione, prenditi 10-15 teste di serie, gli uomini più potenti che abbiamo in Italia, vai ogni mese a Roma, vai a Palazzo Chigi, vai a parlare ai nostri tre primi ministri, perché sapete che non ne abbiamo uno, ne abbiamo tre, è vero? Abbiamo due? Vabbè. E penso che ci sono delle buone idee, perché no? Ci stanno provando, ce la mettono tutta, hanno qualche bella idea, io non posso dire di no. Però si respira nell'aria stellata ancora poca maturità, quindi siamo troppo giovani, manca l'esperienza per poter fare le cose che noi abbiamo bisogno. Ecco perché
un consiglio di 10 testi importanti che ogni mese vanno a Roma e danno il contributo, l'ispirazione, la visione di quello che il Paese ha bisogno. Noi sappiamo quello che il Paese ha bisogno, potrebbe essere molto importante. Ora, solo un pensiero. Alla nostra città, a tutti noi, siamo la parte più importante della città, dicevo, siamo noi che contribuiamo affinché tutto avvenga nella nostra città. Non voglio parlare di calcio, Forza Vicenza, sì. Io penso che chi è venuto prima di noi e in gran parte noi abbiamo contribuito molto alla distruzione del nostro pianeta, quindi dobbiamo ripercorrere velocemente, fare delle azioni di salvaguardia. I nostri giovani, i nostri figli, è la prima cosa oggi che ci chiedono, anche quando comprano un brand vanno a vedere tutti gli aspetti sociali di questo brand. Per cui il mio messaggio è: possiamo fare tante cose insieme, sarebbe bello, cominciamo a farlo per la nostra città. Non vogliamo sostituirci alle istituzioni. Le istituzioni purtroppo hanno già tanto da fare, sono indebitati, hanno di tutto di più, però possiamo unirci a loro. Penso un bellissimo esempio è quello che noi abbiamo fatto con il Ponte di Rialto, ci siamo uniti a loro e la cosa incredibile, da 3 anni di lavori siamo arrivati a 2 anni e mezzo e da 5 milioni siamo arrivati a 4,4. Quindi vuol dire che noi che andiamo a controllare i costi, che siamo persone quelle vere, quelle che mandano avanti le industrie, anche se affrontiamo degli aspetti sociali, possiamo fare veramente molto di tutto di più. Quindi sarebbe bello se tutti insieme, tutti noi, facciamo delle cose simpatiche per il nostro paese, che sono tante, tantissime, abbiamo tanta roba in distruzione, abbiamo tante cose da mettere a posto, tanta gente che muore di fame, tanta gente che ha problemi, aiutiamo tutti. E non è solo fare le cose grandi, anche le cose piccole sono bellissime. L'altro giorno passeggiavo per la piazza di Bassano e c'era un Joker lì, ha fatto un palloncino a mia figlia, e che era felice, che gli ha fatto tutto questo animaletto, e dopo quando siamo andati via la mia compagna mi fa: sai che lo paghiamo noi? È niente, ma è da gioia. Quindi per dirvi, dal Ponte del Rialto al Joker che fa palloncini nella piazza, quante cose belle si possono fare per fare la nostra città la più bella, la più figa, la più incredibile. Ora vi lascio e vi faccio vedere un piccolo video della nostra fondazione, dove non so se vede un po' quello che noi facciamo socialmente parlando, se volete collaborare con noi, ma se volete informazioni di come si fa una fondazione, è veramente importante che tutti ci mettiamo in campo nell'ambito sociale, e penso che questo sia un aspetto, oltre ovviamente a gestire le nostre aziende, sia il secondo aspetto che merita per i nostri figli, per i nostri figli, per dare a loro una vita dignitosa. E dopo ricordo, voglio chiudere con una parola, è sempre il mio amico, la sua santità il Dalai Lama, dice: Renzo, ricordati, l'eternità è quello che lasci. Only the Brave is a non-profit organization created by Renzo Rosso. The fashion entrepreneur created the foundation in 2008 with a mission to fight social inequality and to contribute to the sustainable development of less advantaged areas. OTB supports people around the world with 200 social development projects worldwide, helping around 200,000 people. Innovation, direct social impact, and sustainability are the main criteria for the projects. Senhua, a cause to support Cambodian female artists that are being employed in the production of jewelry for a whole year to save them from potential sexual exploitation and human trafficking. Sarnano is an initiative that supports the reconstruction of a school for over 100 students in Sarnano, a village in central Italy that was heavily damaged by the 2016 earthquake. It opened in April 2018 in collaboration with the Andrea Bocelli Foundation.
WeFree, a prevention program to fight addictions in collaboration with the San Patrignano community, organizing 30 events in the main Italian cities for over 60,000 students in 2018. Caratribe is a farm project that initiated the installation of a solar pump to provide water to a 10-hectare plot of land in Omo Valley, Ethiopia. The goal is to supply the local Caratribe with water and to create a community engagement to put irrigation projects in place to enable agriculture and improve food security. As a cultural project, the OTB Foundation is also an initial collaborator in the restoration of the Rialto Bridge in Venice, Italy. Satyagraha is the implementation of the Golden Village through the reconstruction of a building in Andhra Pradesh, India. There, Satyagraha Onlus welcomes and rehabilitates abandoned kids or children victims of abuse. This summer, a charity concert called Rockin' 1000 with over 1,000 amateur musicians and one international rock star took place. Only the Brave Foundation, brave actions for a better world.